Buongiorno a tutti ragazzi, NBA Revival Zone, sono il Franz. Questa notte è andata in scena gara 2 tra Lakers e Nuggets. Proviamo a tirar fuori qualche spunto e discutiamone insieme magari qui sotto nei commenti o sui vari canali social. Se siete pronti, comincerei adesso. Primo punto, non si può che partire dall'ultimo tiro, ovvero dal buzzer beater di Anthony Davis, The Last Shot. Quello che mi viene in mente subito è stato miscommunication. C'è stato un grossissimo errore difensivo su una rimessa che, ragazzi, riguardandola più e più volte, credo fosse disegnata per un tiro o comunque una situazione uno contro uno di LeBron James, perché non c'è nessun blocco, non c'è nessun movimento apparentemente sensato per smarcare Anthony Davis. Semplicemente c'è stata miscommunication tra Plumlee e Jeremy Grant. Plumlee ha chiamato il cambio, Grant è rimasto su LeBron. Andiamo però a vedere nello specifico che cosa è successo. Ed eccoci qua ragazzi ad analizzare quest'ultima rimessa dei Los Angeles Lakers che porterà poi al tiro di Anthony Davis. Come vediamo c'è Rondo sulla palla, appena entrato, grande scelta ovviamente dello staff tecnico Lakers, visto l'abilità di Rondo nel far passare la palla in pertugi non visibili all'occhio umano. C'è Kentavious Caldwell-Pope sull'angolo opposto, che sostanzialmente funge un po' da specchietto per le allodole. Ci sono Green ed Anthony Davis che apparentemente si preparano a un qualche tipo di movimento senza palla o di blocco per lo smarcamento. E poi c'è LeBron James che si prende la sua fetta di campo e probabilmente la rimessa era disegnata per lui, perché se andiamo a vedere come sono disposti i Los Angeles Lakers, non c'è nessuno al momento che possa bloccare Anthony Davis, se non bloccare per l'uscita di Anthony Davis, se non lo stesso LeBron. Ma vedremo poi che LeBron starà fermo lì senza nemmeno guardare Anthony Davis. Quindi l'ipotesi mia, l'idea che mi sono fatto, è che LeBron in panchina probabilmente abbia detto: date la palla a me che la risolvo io, come fece del resto con la maglia dei Cleveland Cavs contro i Chicago Bulls in una gara 4 che risultò poi decisiva per la cavalcata di Cleveland nel 2015, mi pare, non vorrei sbagliarmi. In ogni caso, palla a Rondo, lato Denver c'è Jokic davanti al rimettitore, Jeremy Grant su LeBron, Plumlee su Anthony Davis e poi gli altri due che eviteremo di parlare perché non fanno sostanzialmente grandissimi movimenti. A questo punto facciamo partire l'azione e vediamo che succede. Jokic fa il balletto. Vedete in questa situazione che Plumlee urla a Jeremy Grant di cambiare per uscire su Anthony Davis. Non lo so come avesse preparato Denver la rimessa, se avevano previsto cambi difensivi oppure di seguire a uomo. Fatto sta che se anche con un palazzetto vuoto Jeremy Grant non sente Plumlee che gli chiama il cambio, c'è qualcosa che non va. In più vediamo che LeBron non sta facendo nessun tipo di blocco per Anthony Davis, quindi Plumlee aveva tutto lo spazio possibile e immaginabile per seguire a uomo il suo diretto avversario. Dall'altra parte del campo Danny Green taglia sotto canestro e viene ovviamente seguito. Kentavious Caldwell-Pope esce un po', ma non c'è materialmente il tempo né lo spazio per fargli arrivare il pallone, quindi questa rimessa, che secondo me non era stata disegnata in questo modo, si trasforma nel tiro ideale per un giocatore che, diciamocelo, è un freak della natura, perché esce da un presunto blocco, non blocco, mette a posto i piedi, manco fosse JJ Redick, e trasforma la tripla del 2-0 Lakers. Andiamo avanti con l'azione. Vediamo che l'unico a reagire subito è Nikola Jokic, che comunque fino a qualche centesimo di secondo prima era un metro e mezzo verso il rimettitore, è l'unico che riesce in qualche modo a contestare il tiro. Però ragazzi, Anthony Davis è un sette piedi e ha questo rilascio qui. Torniamo quindi sull'ultimo tiro. Come vi ho fatto vedere,
se devo proprio analizzare la rimessa, direi che non è stata disegnata un granché bene. O meglio, posso immaginare che LeBron abbia detto dammi la palla e la risolvo io, come ha fatto tante volte nella sua carriera. Non so effettivamente se il movimento di Anthony Davis fosse studiato o se è stata una lettura sua in base a chi c'era in campo e a come si erano disposti. Fatto sta che quello che viene fuori in maniera preponderante da questa rimessa è il clamoroso errore di cambio tra Plumlee e Jeremy Grant, e questo errore può costare una serie. Il secondo punto che balza all'occhio, che mi viene subito in mente, è la estrema superiorità a rimbalzo dei Los Angeles Lakers. Superiorità schiacciante, e in questo caso non credo che Denver possa far molto, molto più o molto meglio di quanto non stia già realmente facendo. È un grandissimo punto a vantaggio dei Lakers, perché non ci sono apparentemente aggiustamenti che tengano. E se andiamo a rivedere come è nato l'ultimo tiro, nasce da un rimbalzo d'attacco preso dai Lakers, finito nelle mani di Danny Green, e poi da lì è scaturita la rimessa. La superiorità fisica sotto canestro di Davis, di Dwight Howard, che sta giocando una gran serie, e di JaVale McGee, oltre ovviamente a quella di LeBron James, è troppo superiore rispetto a quella posta da Jokic, da Millsap, da Plumlee, che per carità ce la stanno mettendo tutta, soprattutto gli ultimi due, ma fisicamente soccombono sotto i colpi dei lunghi dei Lakers. Il parziale, anzi il finale a rimbalzo, è impietoso, 44-31 per i Los Angeles Lakers, con 13 rimbalzi offensivi. Se concedi ai Lakers così tanti rimbalzi offensivi, saranno in grado di vincere anche in una di quelle serate in cui i tiratori non saranno un granché affidabili. Terzo punto di questa speciale analisi gara 2 Lakers Nuggets: la questione tiri liberi e falli. I Nuggets si erano lamentati molto in gara 1 dei fischi o non fischi arbitrali nei confronti di alcuni falli che a detta loro erano sfondamenti, soprattutto di LeBron nei confronti dei difensori Nuggets. In questa gara 2 si sono invertiti i fischi, o meglio, i Lakers hanno commesso tantissimi falli, i Nuggets sono andati in lunetta 33 volte, realizzando 25 tiri liberi. In particolar modo pesa l'1 su 5 di PJ Dozier, e nell'economia della gara, di una partita chiusa o conclusa come si è conclusa, 1 su 5 ai liberi può farti tutta la differenza del mondo, soprattutto se i Lakers chiudono con 18 su 19. Punto numero 4 di questa analisi video è una domanda per voi. Siamo arrivati alla consacrazione finale di Nikolino Jokic grazie a questa serie? Risposta mia, personale, sì. Secondo me, da questa serie, Nikola Jokic esce come la futura stella in tutto e per tutto dei Denver Nuggets, su cui costruire attorno ufficialmente tutta la franchigia. Chiaro che debba migliorare, soprattutto in difesa, ma ragazzi, se andiamo a vedere gli ultimi 4 minuti di partita, hanno segnato da una parte solo Anthony Davis, 10 punti, dall'altra solo Nikola Jokic, 12. Quindi questa serie e questa playoff run, se usiamo un termine inglese, stanno consacrando Nikola Jokic non solo come talento offensivo, e quello era indiscutibile già prima quando pesava 20 kg in più, ma anche a livello di leadership. Si è preso tutte le responsabilità negli ultimi 4 minuti, tutti i tiri pesanti e soprattutto quell'uno contro uno con il gancio old school a 20 secondi dalla fine contro un difensore spettacolare come Anthony Davis. Quindi è questa la consacrazione di Nikola Jokic? Dal mio personalissimo punto di vista, sì. E siamo arrivati all'ultimo, il quinto punto di questa analisi tecnica, e di tecnico ha realmente poco, perché la parola chiave, secondo me, per questa stagione dei Lakers è destino.
Nel quarto periodo ci sono state tre triple sullo scadere dei 24 secondi, una di Rondo, una di Kentavious Caldwell-Pope e una di Anthony Davis, che sanno veramente di destino. La tripla di Davis finale con l'urlo liberatorio Kobe di Anthony Davis la dice lunga sulla missione che hanno questi Los Angeles Lakers in questa stagione. In più, ulteriore trabocchetto del destino nei confronti dei Denver Nuggets, la stoppata di Jamal Murray su Danny Green a 2 secondi dalla fine, invece di finire fuori, il pallone rimaneva lì. I Nuggets erano sull'1-1 per la terza serie consecutiva e chissà cosa sarebbe potuto succedere. Ho finito questi 5 punti di gara 2 Lakers-Nuggets. Chiaramente è una serie che a questo punto è indirizzata molto verso i Los Angeles Lakers. Si è trattata di una gara frustrante per i Denver Nuggets, comunque resilienti, comunque rientrati dal meno 16. Le differenze però a rimbalzo e soprattutto nella difficoltà a tenere un giocatore come Anthony Davis sono troppo evidenti per poter anche solo pensare a un rientro e a una vittoria finale di Denver. Detto questo, ragazzi, come sempre usate i commenti per dirmi se siete d'accordo con le analisi che ho fatto io o se avete qualcos'altro da aggiungere, che sicuramente ci sarà, ma non potevo fare 25 punti di gara 2, e quindi vi ringrazio per il supporto e ci vediamo qui prossimamente. Ciao!